Ed eccoci con Valerio Cucci alla pivot della Givova Scafati, un buon momento di forma per la compagine gialloblu, una serie di vittorie al di là delle sconfitte arrivate contro Napoli, è comunque una squadra in gran forma che ha intenzione di andare a completare la fase regolare nel miglior modo possibile. Sì, siamo contenti di questo ruolino che abbiamo avuto negli ultimi mesi, soprattutto in queste partite ravvicinate. Domani sarà la sesta in 17 giorni. E penso che la squadra sia sempre scesa in campo in maniera eccellente. Contro Napoli è stata una partita difficile dal punto di vista offensivo, ma credo che alla fine la partita ha dimostrato che ce la siamo giocata alla parissima. E ora ci mancano queste ultime due partite per completare questa prima parte di stagione, secondo me molto buona. E domani contro la squadra di Ferrara bisognerà cercare di confermare il terzo posto del girone di andata per andare alle Final Eight di Coppa Italia con una posizione migliore in classifica. Sì, domani sarà una partita tosta contro una squadra che torna da un periodo lungo di stop. Sicuramente la vittoria ci garantirebbe il terzo posto, però andremo a incontrare comunque una squadra molto molto forte, quale è a Torino, e nel caso dovesse vincere poi uno dei suoi due scontri, quindi secondo me è una partita più per noi che poi per la classifica di per sé, perché la Coppa Italia sarà comunque una competizione a sé e tutti gli avversari che incontreremo saranno di super livello. Conosci la squadra avversaria, conosci sicuramente qualche avversario che in particolare sotto le planche ti troverai a difendere. Cosa ne pensi del roster della squadra estense? Ma secondo me sono una delle squadre più forti del nostro girone, sicuramente di tutto il campionato. Hanno un reparto lunghi italiano che poche squadre possono eguagliare. Io ho giocato insieme a Patrick Baldassarre, ho giocato insieme a Luca Vencato, sono giocatori di altissima caratura. Secondo me una delle squadre, come ho detto, veramente, veramente forti. Hanno avuto qualche inciampo durante il campionato, vuoi per loro demeriti o vuoi per sfortune fisiche, ma credo che diranno la loro durante i playoff, che da qui alla fine, insomma, ci sono ancora tante partite da giocare e secondo me potranno essere veramente lamina vagante dei playoff. Scafati domani sera al Palamangano vincerà se. Domani vinceremo se saremo concentrati 40 minuti tutti quanti, tutti e 10, se continueremo il lavoro difensivo che riusciamo ad esprimere durante certe fasi della partita. E penso anche se saremo in grado di controllare la partita e di imporre il nostro gioco e di non far accendere le qualità offensive di Ferrara.